Beh. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Unlink Amantoon in questo nuovo episodio della famosissima serie di unboxing di uova. Le ho unboxate diverse volte sul canale, uova di Pasqua, uova di ovetti Kinder e qualcos'altro dell'uovo. Sì, c'erano anche le uova dei Pokémon e le uova di Yo-Kai Watch, ma quest'anno ancora non sono arrivate nel negozio dove le compro, famosissima catena di negozi italiana. E online costano oltre 30 euro e sinceramente di tagliarmi le vene non c'ho ancora voglia. Quindi, per il momento ho preso solo questo di Mario Kart, che tra l'altro, vabbè, è per me, cioè per la sorpresa, il cioccolato sì è buono, ma non lo posso mangiare, quindi fra una settimana se va bene. Quindi, niente, vediamo cosa c'è dentro, spero ci sia qualcosa di davvero interessante, perché se no 10 euro buttati, che se volevo la sorpresa di Mario Kart me lo compravo online direttamente il modellino. Speriamo ci sia qualcosa di bello, più che altro non bello ma che valga la pena, che sia fatto bene. Avrei comunque sia portato un uovo, dato che ormai sul canale è da diversi anni che ho questa tradizione di portare l'unboxing delle uova di Pasqua, e quindi facciamolo. No, dovrei avere il cutter da qualche parte. Beh, vedi, questo è perfetto, vedi. Perfetto, aperto, è anche rotto, cioè no, l'uovo, solo la carta. Eccolo qua. Profuma di qualità. Ora, per aprirlo senza causare danni, nel caso si dovesse rompere, ecco, si è rotto, ma per fortuna si è rotto bene, non si è rotto male. Perfetto, apriamo la sorpresa. Luigi, Mario, va bene anche Mario. Ok, questo qui, oh, però carino. Beh, quelle che si trovano online costano 20 euro l'una e sono praticamente uguali e sono anche più piccole, quindi direi che ci sta tutto. No, gli adesivi no, ragazzi, sono pessimi. Con le figurine vado benissimo, ma con gli adesivi, porca miseria, no, faccio schifo, eccolo. E vabbè, c'è anche il green screen, quindi non lo prende bene. Ecco, più o meno è così il colore, giallo. Ok, dunque, vediamo un po'. Montiamo Mario. Cioè, montiamo il suo go-kart. Suo kart, ecco, ci sono tutti quanti i pezzi. Questo è un altro pezzo che va qua davanti. La carina, no? La carina, quella è delle moto. Ok, uno è andato. Ora, il tubo di scappamento. L'ultimo. Ah, ma Mario l'aveva messo prima. Eccolo qua, sì, completo. Poi comunque sia farò un close-up e vedrete meglio. Ok, la M sì, è centrata, magari qui non si vede, però comunque sia, io poi la vedo bene, è centrata, perfetto, sì, molto bene, molto bene. Questi cosi qui gialli, che qua non si vedono, vanno messi qui, sul tubo di scappamento. Mo io ce la posso fare? Non penso proprio. Ce l'ho fatta! Ma questa è fortuna, eh. E non è dritto però, beh, non poteva andare bene. Però insomma, dai, diciamo che tra bene e male, se riesco a farvelo vedere più o meno, vabbè, insomma, dai, bene o male si vede. Anche l'altro messo, aspetta, questo se si stacca, però lo vorrei mettere, provo a levarlo, tanto lì dopo ci metto la colla stick, quel cemento diventa quella colla stick. Oh, anche dritto l'ho messo, bene, so bravo, ci so fare. E poi è inutile che io metta la mano, perché tanto passa dietro, passa. Quindi a che serviva mettere la mano? Perfetto, close up col telefono fatto, lo starete vedendo in questo momento. Bene, Cugi, allora io direi che per questo video è tutto. Se arrivano le altre uova al negozio, io le vado a prendere, perché comunque sia è una famosa, non è che ci lavoro, però perciò non faccio nessuna sponsorizzazione, non dico neanche il nome. Però è una famosa catena di negozi. Sono arrivate oggi, quindi proprio ho preso il primo di Mario Kart. Questo volevo prenderlo, a dire il vero. Però siccome sono arrivate oggi e l'ho trovate solo oggi, e ho trovato solo Mario Kart. L'altra volta l'avevo prese che era già verso la fine di marzo, e questa volta l'ho preso un po' prima. E c'era, di quelle che potevo fare l'unboxing, solo queste, perché c'era quella delle principesse Disney, c'era Barbie e principesse Disney, mi sembra, Paw Patrol, Avengers, che cavolo, era meglio fare quello alla fine. E poi cosa? C'era un'altra cosa, ma non mi... Miraculous e Ladybug, che
ancora sembra che vada forte, quindi buon per loro. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Se trovo altre uova, perché comprarlo online, l'ho detto, costano troppo, se arrivano altre uova io compro e faccio l'unboxing, perché era tradizione oramai di fare l'unboxing sempre più grande, sempre più grosso. Suona malissimo detto così. Ad ogni modo, io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!